L'area che conserva imponenti strutture murarie di epoca romana, riconducibili ad uno dei più significativi edifici pubblici dell'antica Fanum Fortune, sarà più fruibile al pubblico. Il servizio, garantito nei fine settimana nelle strutture archeologiche che insistono su un complesso territoriale di proprietà diocesana, è reso possibile grazie a una convenzione sottoscritta dal sindaco Seri, dal vescovo Andreozzi e dal rettore del seminario vescovile San Carlo. Presenti alla firma anche l'assessore alla cultura Cora Fattori e il presidente della Archeoclub sede di Fanum, Pier Giorgio Budassi. Assessore, la storia e la cultura viaggiano di pari passo, una bella occasione sia per i fanesi che per i turisti. Esattamente, nella strategia di valorizzazione dei luoghi della cultura grande importanza hanno anche quei luoghi che riguardano l'archeologico. Ecco che gli scavi di Sant'Agostino sono per noi un tesoro importante, apprezzato da tantissimi turisti e da tantissimi cittadini, perché sono proprio parte del loro patrimonio. Siamo contenti di aver trovato un accordo con la Curia, di aver sottoscritto questo accordo, per cui assieme all'Archeoclub continueremo l'apertura di questi importantissimi luoghi della cultura relativi all'archeologico e cercheremo di dare un'apertura stabile nei giorni di venerdì, sabato e domenica, a volte anche il giovedì. Poi avrete tutti degli orari, saranno orari fissi, e in cui chi vuole visitare e apprezzare questi meravigliosi scavi potrà venire e trovarli aperti. Nei giorni dedicati al comune di Fano ci sarà possibile fare delle visite con alternanza di ogni 45 minuti, in cui si potranno visitare con visite accompagnate, mentre invece la visita guidata, che noi definiamo la ferrovia, diciamo, delle visite, sarà sempre a cura dell'Archeoclub, che per anni ha custodito e reso sempre più prezioso questo luogo. L'Archeoclub inoltre si è attivato anche per recuperare la zona ipogea, oltre alla sala capitolare e al chiostro dell'ex convento di Sant'Agostino. Pier Giorgio, qual è stato il lavoro svolto sino ad oggi dall'Archeoclub? Il lavoro è stato molto grande, è partito quasi 30 anni fa con un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Fano e da alcuni privati, ma il lavoro grosso è stato soprattutto dei soci, che hanno reso disponibile e possibile la visita di questo sito, che fino a quel momento era separato in ambienti non uniti fra di loro e in più era pieno di macerie e di cose, di materiali di ingombro. Tutto quanto quindi adesso è diventato da anni un sito veramente importante per la città di Fano, visitabile perché ci sono, come si possono vedere, le griglie, i percorsi, c'è l'illuminazione di tutti gli ambienti. E quindi da quella sistemazione l'Archeoclub si è occupato ovviamente di promuovere e di rendere visitabile questo sito. Ricordiamo anche a fanesi e turisti che cosa è possibile trovare in quest'area. Le suggestioni sono tante in realtà. Chiamarla banalmente una visita guidata forse è riduttivo, sì. Io parlerei di un percorso di conoscenze che si sviluppa su tre livelli: archeologico, storico e anche culturale. Andiamo alle radici veramente della nostra cultura. E poi ecco, diciamo, storicamente si vuole che qui ci fosse in antico, ma non dico altro. Venite in visita, poi lo scopriremo. Soddisfatto anche l'assessore Etienne Lucarelli. Sono queste esperienze, ha detto, che fanno sì che i visitatori possano parlare di noi. Chi sarà in possesso della Fano Visit Card potrà godere appieno anche di questo servizio, che si va ad aggiungere alle altre offerte cittadine. La nostra città ha bisogno di essere vissuta, scoperta. Abbiamo bisogno di portare tutti i turisti a visitare le nostre aree archeologiche. Fino adesso un bel lavoro fatto con l'Archeoclub, ma oggi devo dire anche al progetto fatto insieme al tavolo economico, anche con i fondi dovuti dall'imposta di soggiorno, siamo riusciti appunto ad attivare questa bella collaborazione con la Curia, con l'Archeoclub, che porterà un'apertura vera degli scavi archeologici di Sant'Agostino tutti venerdì, sabato e domenica. Tra l'altro a breve ci attiveremo proprio un progetto per portare tutti i visitatori a scoprire questi meravigliosi luoghi, perché solo così, vedendoli e poi raccontando la nostra città, potremo essere veramente accoglienti. Ecco, il percorso che stiamo facendo è un obiettivo che abbiamo raggiunto.